I love new. Centrosuono 101.3. A Centrosuono 101.3 parliamo di donne e di sessualità femminile, un concetto complesso e ricco di sfumature, o meglio, oggi direi smagliature. Eh sì, e 50 smagliature di Gina è la risposta ironica firmata Rossella Calabrò alla famosa e piccante trilogia, ma forse 50 sono anche poche, come sostiene lei stessa, ora gliela andiamo a chiedere direttamente. Ben trovata, Rossella. Ben trovati a voi, sono 50.000, altro che 50 le sfumature o le smagliature, che sono smagliature interiori, non sono smagliature vere. Estetiche. Ce le abbiamo, ma è un altro discorso. Ti volevo chiedere proprio questo: cosa sono queste smagliature? Le smagliature sono le nostre paturnie, i film che ci giriamo da sole, massacrandoci le notti insonni mentre i nostri gigi dormono beatamente. E tra poco allora andiamo a scoprire tutte, o almeno alcune di queste smagliature, con Rossella Calabrò, solo su Centrosuono. A Centrosuono 101.3 con Rossella Calabrò e il suo 50 smagliature di Gina. E la donna è talmente ricca di sfumature, oggi possiamo usare appunto il termine smagliature, che la rendono così incomprensibile all'uomo. Cos'è allora, Rossella, che vi rende così complesse? Ma forse che abbiamo a che fare con voi, quindi dobbiamo... No, è che poi, secondo me, mentre gli uomini amano sotterrare i problemi, a noi donne piace tantissimo scavarli. Cioè, proprio siamo delle archeologhe, andiamo a cercare perché quella volta mi ha detto e allora io glielo rispondo. E voi invece, forse saggiamente, bypassate. Noi andiamo avanti giorni e giorni sullo stesso problema. Generalizzo ovviamente, però sì. Siamo tanto diversi, proprio tanto. E allora, tra le tante cose incomprensibili per l'uomo c'è lo shopping. Ore e ore di shopping, tanti capi acquistati, ma tu affermi che le gine non hanno un secondo fine. Cioè, cosa ci sfugge nello shopping a noi uomini? Beh, vi sfugge quello che forse a noi sfugge quando, non so, vi chiudete nel box a smanettare con la moto, o quando non vi si può rivolgere la parola se state guardando una partita e sbraitate come dei pazzi, se sono, diciamo, amore e pronto. Cioè, vi sfugge la meraviglia, lo shopping è meraviglioso, di quel senso di onnipotenza in quel momento in cui ci sentiamo bellissime perché abbiamo comprato quel vestito, che poi non metteremo mai, è un altro discorso, ma in quel momento siamo bellissime. Però insomma, ognuno ha le sue follie. Cioè, voglio dire, anche voi con le vostre marmitte. Allora, il giorno di San Valentino, mio marito è arrivato a casa con un ammortizzatore e ho detto: amore, ah no, niente, un regalo per la mia moto. Gli ho ricordato che era San Valentino e mi ha guardato allibito e mi ha guardato come dire vabbè. Quindi lui l'ha festeggiato con la moto. Ma credo di sì, perché è arrivato abbastanza tardi per cena. Oh, naturalmente poi se invece l'ha festeggiato con un'altra, ma è arrivato sporco di grasso, facendomi credere di averlo passato con la moto, è bravissimo. È un genio, cioè. Dobbiamo apprendere qualcosa allora. E chiarito questo, ora però c'è una cosa che ci ha messo un po' in crisi, Rossella. Tu a pagina 15 scrivi: le tette sono come i capelli. E a questo punto ci assale un dubbio, ci devi aiutare, illuminaci. Devi illuminare, assolutamente. Allora, le donne che hanno i capelli lisci li vorrebbero ricci, le donne che hanno i capelli ricci li vorrebbero lisci. Lo stesso, le donne che hanno una quinta di reggiseno vorrebbero avere un seno da adolescente e viceversa. Per cui è sempre la stessa cosa. Poi diciamo che il phon funziona bene sui capelli, meno sulle tette, però la dinamica è quella, non siamo mai contenti, ma è colpa vostra. Ma ci chiediamo, siamo noi uomini ad essere ingenui e superficiali, o le donne sono davvero troppo complicate? La risposta tra poco, ancora con Rossella Calabrò. Centrosuono 101.3. A Centrosuono 101.3 con Antonio e Massimiliano stiamo scoprendo tutte le smagliature di Gina con Rossella Calabrò. Ma Massimiliano, Gigio? Eh già, perché non c'è Gina senza Gigio. E allora, ci sono delle cose che noi Gigi dobbiamo assolutamente sapere su Gina? Cioè, tre cose assolutamente da non fare, Rossella. Tre cose da non fare? Beh, intanto quando voi ci chiedete cosa c'è e noi rispondiamo niente, non fate i paraculi. Niente vuol dire ti ammazzo, ti odio, ti distruggo, parliamo finché non ci siamo messi d'accordo. L'altra cosa, l'altra cosa è possibilmente non guardare le altre donne quando siete con noi. La terza è accorgetevi quando siamo state dal parrucchiere. Allora via le mani dal naso e mi raccomando, non dimenticate mai nessun anniversario. Tra poco continua la nostra chiacchierata. Cosa guardi, tu guardi in me? A
Centro Suono e Love New, piccole chicche di bon ton di coppia firmate Rossella Calabrò. I consigli di Rossella li possiamo leggere ogni giorno sul blog delle matrigne. Tu infatti sei, lo dici tu stessa, una matrigna veterana e orgogliosa di esserlo. Come nasce l'idea di un club delle matrigne, Rossella? Ma nasce dal fatto che quando sono diventata matrigna, quindi quando ho sposato un uomo divorziato con prole, ho pensato a tutte le altre che si sono trovate nelle mie stesse condizioni e nelle mie stesse difficoltà. Noi intanto ricordiamo che per conoscere meglio le vostre Gine bisogna leggere 50 smagliature di Gina, Sperling e Kupf, vero Massimiliano? Assolutamente, e tutti gli altri consigli di Rossella Calabrò li trovate su matrigne.style.it. Grazie Rossella. Grazie a voi, nonostante siate Gigi, vedo che non vi offendete. No, siamo molto autironici, quindi va bene tutto. 2.0, grazie ancora. Grazie a te Rossella, ciao. A presto, grazie a tutti. Centro Suono 101.3. I love new. Centro Suono 101.3.